Il Macrico, questo parco che sta nel cuore di ogni cittadino di Caserta, è andato sopra e sotto nei discorsi più rosei, in quelli meno rosei, nelle contumelie, nelle polemiche. Ci sono stati progetti sul Macrico, ci sono stati programmi. Io stesso, da osservatore attento delle cose della politica di Caserta nel decennio passato, quando non avevo una veste pubblica, ho raccolto un faldone di carte che riguardano il destino del Macrico, registrando anche i tanti tentativi di metterci le mani sopra per scopi più o meno confessabili, collazionando costosi progetti contaminati da finalità evidentemente speculative. Adesso è il momento cruciale. Siamo giunti ad una conclusione. Il 2 aprile 2008 mette un punto fermo a questa fase turbolenta del decennio passato e scrive una data storica in cui, con la firma del protocollo che ieri è stato sottoscritto in Regione, si mette il sigillo su un progetto programma che è concreto innanzitutto, è finanziato, è rispettoso delle aspettative della città che in più occasioni ci sono state significate, qualche volta anche troppo vivacemente nella sede della sala consiliare. Ed infine un progetto programma dotato appunto di un cronoprogramma che vede da compiersi nel 2011 già una prima fase esecutiva che metterà a disposizione della città una prima parte compiuta di questa importante struttura in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che è stata poi il moment di questa accelerazione che ci ha portato alla giornata di oggi. Una ricapitolazione brevissima del percorso, che viene da quel 12 gennaio 2007, in cui insieme al Presidente De Francisci, Salvini Santelli, abbiamo sottoscritto una dichiarazione di intenti che parlava del distretto culturale di Terra di Lavoro, che vedeva ovviamente il proprio cardine nella città di Caserta e nell'ambito della città di Caserta, dei suoi beni monumentali, tra i quali si cominciava a parlare del Macrico, ancora come potenzialità, non come attualità. I tre soci fondatori erano riuniti e nel documento il quarto viene evocato ed invocato, la Regione Campania, che poi è diventato socio a pieno titolo, altro che, viste le risorse che ha messo a disposizione per questa attuazione. Appena un mese dopo, nel febbraio, si riuniva il primo tavolo in Regione dove si cominciò a parlare concretamente di questo progetto. E devo dire che in quell'occasione registrai, lo registro a posteriori, la felice intuizione dell'assessore Kundari, mi dispiace che non sia qui presente, che parlò di riqualificazione e riabilitazione urbana, parlando di questo progetto, che poi è stato il tema, il filo conduttore di tutta la vicenda che ci ha portato ieri a sottoscrivere questo protocollo. Qualche mese dopo, un paio di mesi dopo, il 24 aprile, nasce il Comitato per i 150 anni dell'Unità d'Italia. E qui scatta la molla acceleratrice, perché il Ministro Rutelli, cogliendo quell'occasione, chiamò noi perché avviassimo questa fase concreta sul progetto Macrico, ed è da lì che è partita l'attività concreta, quella che ci ha portato poi alla conclusione. Da allora incontri e confronti Roma, Napoli, Caserta sono stati numerosi, anche come dire turbolenti, perché confrontarsi su un progetto di questa dimensione non è cosa semplice. Tuttavia, senza stare adesso a richiamare le varie fasi, i vari incontri, il 21 settembre 2007 si giunse all'approvazione da parte del Comitato Interministeriale del programma in cui fu inclusa l'iniziativa per la città di Caserta, il Parco dei 150 anni del Macrico. Allora si disegnò questo grande asse turistico Macrico, Corso Trieste, Reggia, Belvedere in San Leo, cioè posto di San Silvestro, tutti compresi in un unicum che costituiscono l'obiettivo di questo progetto di cui il Macrico è la pagina principale. Il 13 ottobre
dopo questo evento, quando ne avemmo conferma con la trasmissione di quel librone che ho già mostrato in altre occasioni di conferenza stampa, tenemmo una conferenza stampa nel quale fu presentato questo programma ai giornalisti, furono date le coordinate degli eventi che l'avevano preceduto e la dimensione del progetto che illustravamo. Il giorno dopo iniziarono le polemiche, dichiarazioni di assunzioni elettoralistiche, di ipotesi infondate, accuse varie, risposi anche ad una interrogazione in consiglio comunale, per chiarire che non è di questo che si trattava, ma di tutt'altro, di un percorso serio che ci ha visti da allora impegnati fino alla fase di ieri. Hai quasi 2 anni di attività, siamo stati educati a essere veloci e anche riservati, a volte a costo di qualche critica, di mancanza di informazioni, di notizie, però abbiamo operato e stiamo operando e continueremo ad operare col modello Petteruti, quello dove si lavora tanto, però le informazioni e le notizie si danno soltanto quando si è certi di avere la garanzia poi della riuscita e del successo. E perciò io dico che il momento oggi è veramente storico. Storico perché fino a ieri, io penso un po' tutti noi che ci abbiamo lavorato, con un progetto talmente grande, un progetto sul quale 120 milioni di euro, un solo progetto, io penso di poter dire che Caserta non ha mai visto per un solo progetto un ammontare di risorse così enormi, di gran lunga rispetto a quello che storicamente sarà stato il progetto più finanziato nel nostro territorio, posso dire veramente con orgoglio da casertano e anche da amministratore, di dopo aver visto le firme ieri di tutti gli amministratori, presidenti, sindaci, della sindaco diciamo in questo caso, che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, che è certezza di fondi, attenzione, non è una intesa ma è una garanzia perché è legata a dei fondi certi, va bene, oggi sono veramente contento ed entusiasta per un progetto che è a valenza quantitativa ma un progetto che ha anche una grossa valenza qualitativa, perché noi 120 milioni di euro li investiamo nel Macrico, progetto sul quale dopo tanti anni di chiacchiere diciamo siamo riusciti anche in pochi mesi probabilmente, pure questo posso dire, perché abbiamo iniziato da pochi mesi a ragionare concretamente su questo progetto e dopo pochi mesi abbiamo portato a casa il risultato. Un risultato che non era stato scontato, perché è vero che la Regione ha aggiunto delle risorse, il Ministero per l'Unità d'Italia ha messo le risorse che poi diciamo, in qualche modo aveva garantito grazie all'impegno del Presidente De Francicis in simbiosi tra loro, però è anche vero che nel momento in cui col Sindaco ci eravamo resi conto che per fare questo progetto ci servivano queste risorse, che tra l'altro sono anche maggiori rispetto alle risorse messe per l'Unità d'Italia e nelle altre città d'Italia stessa appunto, allora ci siamo resi conto che dovevamo correre ai ripari, dovevamo andare a chiedere risorse aggiuntive. Ci siamo vestiti di umiltà, siamo andati in Regione Campania e siamo riusciti ad avere ulteriori 30 milioni di euro che ci servivano per completare lo scenario complessivo. Quindi 120 milioni di euro che oggi abbiamo per acquisire la struttura, per acquisire il terreno, ma per realizzare anche delle strutture importanti che ci permetteranno di mantenere una sana gestione nel tempo. Questo per quelli che all'epoca dicevano che l'acquisizione solo del terreno, giustamente, era di per sé un elemento vano e addirittura poteva avere diciamo, delle sue criticità. Quindi si lavora per avere un progetto tra l'altro realizzato in tempi certi, perché il Ministero su questo ha dato garanzie e soprattutto ecco, è legato a una logica strategica sulla quale noi andremo avanti, verrà presentato, oggi avremo una riunione, ce ne saranno altre, si lavorerà sul piano strategico che è un'altra cosa molto importante a cui il Sindaco ha fatto riferimento, quindi su questi elementi. Il Macrico è di per sé un grande progetto e come ricordava il Presidente De Francicis potrebbe giustificare da solo diciamo, il lavoro di un'amministrazione per un mandato, però si lavorerà e si sta lavorando anche per altre cose molto importanti. Io a questo punto